Io nel frattempo sento rumori sospetti in casa mia. Ciao ragazze, ciao ragazzi, oggi nuovo video make up poso. Ho realizzato questo trucco con voi, ho utilizzato un sacco di prodotti nuovi che volevo testare assieme a voi in videocamera per farvi vedere come si comportano. Tra l'altro non c'entra nulla con il video di oggi, ma ragazzi, non è bellissimo questo golfino rosa con bordature nere, bottoncini oro? Molto Chanel, fa molto Chanel, ma l'ho preso su ASOS, pagato pochissimo. Comunque, piccola parentesi, piccolo consiglio, vi mando un bacio grandissimo e vi lascio al tutorial di questo make-up. Iniziamo con il primer, questo è di Chanel ed è un primer multiuso illuminante, si può utilizzare sia da solo per perfezionare l'incarnato che sotto al make up. È nuovissimo, mi è appena arrivato, l'ho ordinato su Sephora e testiamolo assieme. È sembra più una crema idratante, devo dire, che un primer. E la crema naturalmente già l'ho applicata. Ha un profumo buonissimo ragazzi, ma tutti i prodotti Chanel hanno un profumo veramente da sogno. Effettivamente è vero, rende la pelle luminosa ma non è pesante, quindi può essere utilizzato anche sulle pelli miste o grasse. Vediamo naturalmente come si comporterà sotto il fondotinta. Come fondotinta vorrei provare anche questo, un prodotto nuovissimo, il nuovo fondotinta Ease Drop di Fenty Beauty. Mi hanno spedito tre colorazioni, la numero 1, la numero 6 e la numero 11. Purtroppo nessuna delle tre va bene per me, ma vediamo di andare appunto a mischiare le colorazioni per trovare la nuance giusta. Quindi faremo tre quarti del numero 1, che però è un pochino troppo chiaro per me, e andiamo ad aggiungere una goccia del numero 6. Ne metto un po' sul dorso della mano, vedete che questo, il numero 1, è davvero molto molto chiaro, quindi aggiungiamone un pelino. Oh mio Dio! Ok, mamma mia, mi è caduta una goccia ragazzi! Una goccia di fondotinta sulla scrivania, per pochissimo non è finita sulla mia maglia nuova. Ok, benissimo. Ok, questa è più o meno, vediamo se mischiandolo il colore potrebbe andare bene per la mia pelle. Tra l'altro già ho testato questo fondotinta una sola volta e non mi è piaciuto il risultato, ma voglio riprovarlo assieme a voi e vediamo com'è, così vedete anche l'applicazione com'è di questo nuovo prodotto. Ok, direi che il colore così può andare bene, naturalmente non è sfumato, ma una volta sfumato dovrebbe essere... Sì, mi sembra piuttosto giusto se vado a sfumarlo per la mia carnagione, perché scompare. E come beauty blender vado ad utilizzare questa nera, anche questa nuovissima. Non ho mai utilizzato, se non sbaglio, beauty blender nere, perché ho sempre paura che mi lasciano colore sul viso. Non chiedetemi perché, ma perché quando avevo quella fucsia, la originale, la prima, spesso quando la lavavo mi lasciava colore, e quindi tutte le beauty blender di colore scuro ho sempre paura che vadano praticamente a colorare il mio viso, anche se poco, ma visto che ho la pelle così chiara, un minimo su di me si vede, quindi meglio evitare. Ok, abbiamo già utilizzato tutto il fondotinta, però sì, come colore mi sembra effettivamente giusto. Cerchiamo di riprodurre la stessa tonalità più o meno con una gocciolina, aggiungiamolo ancora un po'. Tra l'altro sto utilizzando le gocce abbronzanti di Diego Dalla Palma solo per il viso, per il collo e per il décolleté al momento. Dovrei utilizzarle anche su tutto il corpo, però sto appunto... Forse piano piano un pochino dovrebbe abbronzarsi il mio viso, quindi trovare il fondotinta adatto quando ci si abbronza un pochino, quando il nostro colore cambia, è sempre un pochino difficile, quindi se ho diverse tonalità dello stesso fondotinta in realtà non è male, perché così posso andare appunto a creare ogni volta il colore di cui ho bisogno man mano che divento più scura, sperando che funzioni. Per adesso l'ho applicato 3 o 4 volte, quindi non penso onestamente che si veda granché come differenza nel colore, ma vi terrò aggiornati perché è un prodotto molto interessante. Vi ho avvicinati un pochino così riuscite a vedere meglio la texture del fondotinta sulla pelle e come si presenta una volta applicato. Forse
un pochino ancora troppo chiaro, ma poi possiamo sempre riscaldare il viso con la terra come faccio spesso. Sono andata a costruire un po' la coprenza, quindi ne ho messo un pochino di più rispetto a quanto ne avevo messo la volta scorsa, la prima volta che l'ho testato, ed effettivamente con una coprenza che è modulabile, un pochino più appunto un pochino più forte, devo dire che il risultato è molto molto meglio, perché non si vede addosso, se anche in videocamera, spero che si veda bene, ma fa un po' effetto seconda pelle e mi ha stupito questa cosa, perché appunto la prima volta che l'ho provato non mi era piaciuto proprio tanto, ma devo dire che come secondo tentativo siamo andati molto meglio. Poi correttore, vado a provare questo di Mesauda, questo è il correttore One Stroke in colorazione C10 ed è in matitone. E vado prima forse a riscaldarlo con le dita, perché i correttori in stick o in matitone, sempre in stick, sono appunto, tendono ad essere un pochino troppo secchi, preferisco scioglierli un pochino con le dita prima di applicarli. Vado ad applicare un po' di correttore qui sull'angolo esterno. Se vi ricordate, fino a qualche anno fa stendevo tantissimo correttore, veramente tantissimo, però tendeva un po', secondo me, a fare effetto, non lo so, effetto finto, trovo che così sia molto più naturale l'effetto e ci sia anche un po' un effetto lifting. Cipria, come al solito andiamo a testare sia prodotti costosi che prodotti low cost, e la cipria che utilizziamo oggi è di Catrice ed è la All Matte. Come sempre sotto gli occhi vado ad applicarla con la mia Beauty Blender, senza esagerare mi raccomando, e poi con il pennello vado ad applicarla su tutto il viso. Picchietto sempre il pennello piuttosto che trascinarlo, perché così lascia meno segni e il tutto sembra più naturale. Come blush vado ad applicare questo di Mesauda, questo è il Red Valentine, colorazione 102, Little Mama. Il pack è molto molto carino, a forma di cuoricino, questo era il blush uscito con la collezione di San Valentino. Come sempre un pochino anche sul naso, perché quando il sole bacia la nostra pelle e ci abbronza un pochino, questa è la zona in cui ci abbronziamo, incluso il naso. Per il contouring vado ad utilizzare la mia Contouring Rehab di Wycon. Ci sono tre diverse terre e tre diversi illuminanti. Vado ad utilizzare il colore Light Sculpt, questo qui che è appunto il più chiaro tra i tre. Adesso trucco occhi, inizio applicando la mia matita, questa è la Only Eye Pencil di We Makeup, è una matita verde scuro, e vado a stenderla solo sulla mia palpebra mobile. Questo farà da base per gli ombretti che andremo ad applicare. Sfumiamo un pochino in modo che non ci sia uno stacco netto. Adesso vado a prendere la palette di Diego Dalla Palma, ve l'avevo fatta vedere su Instagram, non so se già anche su YouTube vi avevo fatto l'unboxing, mi avete chiesto in tanti di utilizzarla in un make-up, quindi eccola qua, e andiamo ad applicare questo meraviglioso colore smeraldo glitterato sopra la nostra base verde. Wow, il colore è veramente veramente stupendo, c'è un bel po' di fallout però, quindi è parecchio polveroso come ombretto, però ragazzi il colore è veramente veramente bellissimo. Adesso cambio palette, vado a prendere la Glam Eyes di Mesauda, molto bello il pack di questa palette, adoro il pack in oro rosa, vi sarete resi conto. Vado a prendere questa palette e vado ad utilizzare, anche se c'è un colore molto simile in realtà a quello che abbiamo utilizzato noi, potrebbe quasi più o meno essere un dupe, ma questo di Diego Dalla Palma secondo me è molto più glitterato e sbrilluccicoso rispetto a quello. Ci sono le pagliuzze, i glitter sono più grossi, sono più grandi rispetto a quelli di questo ombretto, però sì, tutto sommato sono abbastanza simili. E vado ad utilizzare invece il marrone
e andiamo ad applicarlo nella piega. Ho una domanda per voi che mi seguite, che siete principianti per quanto riguarda il make up. Vorrei sapere da voi se c'è qualche tipologia di video che vi piacerebbe vedere, in particolare magari trucco per gli occhi chiari, trucco per gli occhi scuri. Fatemi sapere magari qualche video che già ho fatto tempo fa ma che dovrei assolutamente rifare in chiave più aggiornata. Fatemi assolutamente sapere, perché ho moltissima voglia di fare video sul make up e quindi voglio anche però filmare qualcosa che vi è utile, quindi fatemi sapere. Anche sulle ciglia inferiori vado ad applicare il marrone, che si chiama Posh. Prelevo un pochino del colore stylish e vado a stenderlo sopra la mia piega, giusto per dare un colore di transizione tra il sopracciglio e il nostro ombretto scuro. E poi dalla palettina Diego Dalla Palma vado ad applicare il rosa sotto il sopracciglio. Facciamolo direttamente con le dita. In realtà potremmo anche non applicarlo perché è un color carne, però in questo modo sarà più semplice sfumare l'ombretto marrone. Adesso pennello da piega pulito, sfumiamo il tutto. Comunque non c'entra nulla, ma ho visto, ragazzi, delle immagini di un concerto di qualche giorno fa in, non mi ricordo se era in Australia o Nuova Zelanda, lì il Covid praticamente non esiste più, sono riusciti a debellarlo, eccetera eccetera, quindi sono molto più liberi rispetto a noi in Europa. E vedere questo concerto con tutte quelle persone, intanto sono andata a vedere la data perché non potevo crederci, poi invece ho visto eccetera, ho detto oh mio Dio, non mi sembrava vero, non mi sembra più vero vedere folla, vedere concerti, ma è stato bellissimo pensare che presto finalmente potrò esserci anch'io magari ad un concerto eccetera, che tra l'altro ne avevo diversi in programma prima che appunto scoppiasse tutto quello che è scoppiato. Però una cosa invece che, cioè, è strano perché da una parte non vedo l'ora di tornare alla vita di prima, cioè concerti, veramente di poter stare tra tantissima gente senza aver la minima preoccupazione. Da una parte non vedo l'ora di tornare a quella vita, dall'altra però essere stati talmente tanto in isolamento, non lo so, quasi mi fa un po' di paura, cioè, perché sono così tanto abituata ormai a stare da sola nel mio, lontano da tutti, che pensare di tornare in quelle situazioni, appunto, da una parte mi piace e non vedo l'ora, dall'altra però un pochino tipo mi spaventa, boh, non lo so, sono solo io oppure no? Fatemi sapere, perché questa cosa mi sembra un po' strana, non l'ho sentita dire da nessuno, però a me un pochino spaventa tornare così, cioè deve essere una cosa graduale per quanto mi riguarda, perché non potrei, cioè domani per esempio, se fosse possibile, non potrei veramente andare ad un concerto, dovrei fare step by step, andare in posti sempre più affollati fino a quando riesco a tornare alla normalità. Sarò strana io, ma vi giuro che è così, cioè da una parte non vedo l'ora, dall'altra mi fa timore. Ultimo step per quanto riguarda gli ombretti, vado ad applicare questo bellissimo illuminante solo sull'angolo interno. Vado ad utilizzare questo pennellino di Urban Decay, che teoricamente sarebbe per il correttore, quando vogliamo andare in zone super super precisi con il correttore, ma secondo me è ottimo anche per applicare l'illuminante nell'angolo interno. Eyeliner, vado a testare l'Ink Liner di Mesauda. Come sempre super super sottili lungo tutta la linea delle ciglia e poi facciamo la codina. Prolungo la linea delle mie ciglia inferiori verso l'alto per capire dove creare la codina. Io nel frattempo sento rumori, sospetti in casa mia, non ho ben capito se ci sono gli spiriti o sono le mie vicine che fanno un casino assurdo. Se avete la mia stessa forma d'occhi, che è parecchio rotonda, è molto difficile andare ad applicare l'eyeliner. Potrei fare un video dedicato se vi interessa. Un trucchetto comunque che utilizzo sempre, quello di applicare l'eyeliner sempre 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 con gli occhi aperti, perché se andiamo ad applicarlo sugli occhi chiusi, quando li apriamo il risultato è completamente diverso. Però appunto fatemi sapere se vi può interessare magari un mini video con i miei trucchetti su come applicare l'eyeliner. Bongola, bongo cha cha cha.
parlami. Io che canticchio le canzoncine di TikTok, tra l'altro assurdo, sono stata da Demelza e Vic ieri, i miei amici qua, se non li conoscete tutti ormai. Beh, loro non hanno mai aperto TikTok nella loro vita e io ero lì a cantargli tipo le canzoncine dei vari trend, tipo bongola, bongo, ciao ciao ciao, loro mi hanno guardato tipo... Boh, cioè questo è fuori, non avevo la minima idea, non è assurda sta cosa, cioè c'è qualcuno di voi che usa TikTok ma nessuno dei suoi amici ce l'ha e quando cercate di parlargli di TikTok non hanno la più pallida idea di quello che state dicendo, a me succede. Mascara, testiamo assieme questo di Rimmel, è il Day Tonight ed ha infatti due scovolini, mi ricorda un po' un mascara di MAC che era uscito secoli fa ma aveva lo stesso principio, cioè dalla parte volume uno scovolino un pochino più spesso e poi c'è la parte invece lunghezza con uno scovolino molto più sottile e penso che andrò ad utilizzare questo. Tra l'altro, sempre parlando di TikTok, piccola parentesi, uno vorrei sapere, sono curiosa, quanti di voi che mi seguite qua su YouTube avete anche TikTok? Sono molto curiosa perché sta spopolando piano piano anche da noi in Italia. Se ancora non mi seguite, ragazzi, io su TikTok sono Nicole Hussel Real. Purtroppo non ho potuto mettere il mio nickname KissMakeup01 perché quando ho aperto TikTok per la prima volta, questo succede quando sei un influencer, quando ho aperto TikTok per la prima volta qualcuno aveva già creato un profilo con il mio nome e cognome, con il nickname, con la mia foto eppure con la mia biografia rubata da Instagram, che è quella che avevo una volta, tra l'altro che adesso già l'ho già cambiata, però c'è un account che si chiama su TikTok appunto KissMakeup01 che non sono io, che fa finta di essere me, ci sono tipo 600 persone iscritte a quella pagina, ma non sono io, quindi per favore, se volete farmi un favore enorme, andate su TikTok, cercate KissMakeup01 e segnalate quella pagina perché non sono io e c'è qualcuno che si finge me ma non sono io. La parte allungante non mi fa impazzire di questo mascara, cambiamo idea e andiamo a provare lo scovolino volume. Non mi sta facendo impazzire questo mascara, ragazzi, lo vedo molto bagnato, se devo essere onesta. Decisamente non mi sta piacendo, almeno sulle mie ciglia. Non funziona affatto bene questo mascara, crea grumi ed è onestamente rilascia troppo troppo prodotto. Proviamo a fare prima l'applicazione con la parte volume, poi provo a passare con la parte lunghezza, vediamo se mi toglie i grumi. Un pochino pettina un pochino meglio le ciglia, però se non mi fa sconfifferare tantissimo questo mascara, devo dire. Ho come la sensazione che la parte volume lasci troppo prodotto, veramente troppo prodotto, e la parte lunghezza invece non ne abbia abbastanza. Stavo quasi dimenticando la matita occhi, vado ad utilizzare quella di Victoria Beckham, che come sapete, per quanto mi riguarda, è la matita migliore al mondo. La applichiamo sia nella rima interna superiore che su quella inferiore. Ovviamente mi lacrimeranno gli occhi come una fontana, ecco già iniziano. Poi per le sopracciglia andiamo a testare assieme la Brow Definer di Wake Up Cosmetics. Andiamo ad applicarla con un pennellino piccolino angolato. Vado a riempire gli spazi ma non completamente, in modo da lasciare comunque un aspetto naturale al sopracciglio. Devo dire che mi piace molto la colorazione, questa è la 01 Taupe, perché è un marroncino molto freddo come sottotono e penso che le sopracciglia di sottotono freddo mi stiano meglio in linea generale piuttosto che i marroni che sono più appunto caldi. E un consiglio che vi posso dare per quanto riguarda le sopracciglia, ragazzi, se volete rialzarle, aprire lo sguardo eccetera, fate la laminazione sopracciglia, perché come alza lo sguardo la laminazione sopracciglia veramente è imbattibile. Adesso sempre di Wake Up Cosmetics vado ad applicare il gel per sopracciglia, andiamo a
fissarle, le pettino sempre all'inizio verso l'alto, verso l'esterno sulla parte finale. E adesso sulle labbra andiamo a testare assieme questo rossetto di We Makeup. È un Ever Liquid Lipstick colorazione 02 ed è un bellissimo rosa, nude rosato non troppo chiaro. Molto bello questo colore, devo dire, un pochino più scuro di quanto mi aspettassi, ma molto bello. Aggiornamento fondotinta, mentre truccavamo gli occhi, le labbra, eccetera, devo dire che è un pochino peggiorata la situazione, ma ripeto, solo nelle zone in cui la mia pelle è più secca, perché appunto in questa zona dove la mia pelle è parecchio secca a causa del retinolo si vede molto, mentre per esempio qui è praticamente invisibile. Deve essere veramente un fondotinta un po' complicato da utilizzare, ma sulla mia pelle purtroppo neanche questo è eccezionale. Sicuramente meglio rispetto al, come si chiamava, Pro Filter, di cui mi piaceva tantissimo il primer, ma il fondotinta veramente pessimo. Questo è sicuramente meglio, però appunto sulla mia pelle non è il miglior fondotinta che io abbia provato, ecco, siamo onesti. E poi, ma fatemi sapere in videocamera come vi sembra, perché molto spesso da vicino è una cosa, in videocamera è un'altra. E ultimo step, andiamo a fissare il nostro trucco con il The Professional Super Setter di Benefit. E questo è il risultato finale, ragazzi, del nostro make-up. Fatemi sapere naturalmente che cosa ne pensate. Ricordatevi che leggo sempre tutti i vostri commenti, cerco sempre di mettere cuoricino a tutti, 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 quindi non vi do per scontati, so che lo ripeto sempre, però è importante per me. Quindi questo è il nostro make-up di oggi, spero davvero che vi sia piaciuto. Vi mando un bacio gigante, un super mega abbraccio, venite qua, siete pronti per l'abbraccio? Venite qua che vi abbraccio forte, forte, forte. E vi aspetto domani, sempre puntuali, alle 17:30. Ciao.